Benvenuti in Algebris. Oggi vi presentiamo un'opportunità di investimento nel meglio delle piccole imprese italiane. Venite con me. Algebris è una società di risparmio gestito globale. Abbiamo circa 15 anni, 15 miliardi di euro di masse e 140 persone. Siamo tra i principali player al mondo nei finanziari e soprattutto in credito. Dopodiché ci siamo sviluppati su real assets in Italia, nel private debt e in azionario italiano di medie aziende. E adesso stiamo per lanciare una strategia green di transizione con un team industriale probabilmente il migliore in Italia. Noi siamo nati sostenibili. Abbiamo innanzitutto firmato con le Nazioni Unite il principio di responsabilità negli investimenti e abbiamo un commitment di piantare quasi 1 milione di alberi. E stiamo facendo tutto questo in collaborazione con la nostra Onlus, Hakuna Matata. L'Italia nel 2020 sfortunatamente ha visto una delle peggiori mortalità al mondo per Covid e uno dei peggiori PIL al mondo. Mario Draghi è il policy maker più ammirato e stimato al mondo e questo è cruciale perché i 210 miliardi che l'Europa ci dà sono veramente la nostra ultima speranza. Oggi noi pensiamo che investire in piccole e medie imprese su un arco temporale di 5 anni possa portare a significativi risultati. Quindi non solo fare bene alle aziende italiane e alla crescita dell'Italia, ma anche ai risparmi degli italiani. Imprenditori che hanno il cuore, i loro capitali, che rischiano per primi, che hanno innovazione, hanno flessibilità e questo è il tessuto che ha tenuto in piedi l'Italia. Peer alternativi hanno delle agevolazioni fiscali molto molto significative e importanti. L'investitore può investire un minimo 30.000 euro all'anno fino a un massimo di 300.000 e appunto deve tenere per almeno 5 anni l'investimento per sfruttare le esenzioni fiscali, che significa l'azzeramento del credito d'imposta su eventuali capital gain, quindi diciamo tutto il rendimento del fondo andrà all'investitore, e un eventuale 20% di recupero di eventuali perdite a scadenza, cioè se il fondo perderà fino al 20%, queste perdite potranno venire recuperate sempre in credito d'imposta. Almeno il 70% deve essere investito in piccole e medie imprese che capitalizzano meno di 500 milioni e la durata dell'investimento deve essere minimo 5 anni. Noi vogliamo essere il punto di riferimento per le aziende che vogliono crescere con capitali privati e non necessariamente dover andare dalle banche. Il momento migliore prevalente in cui noi investiremo sarà quello in fase di nuova quotazione, quando comunque le aziende si affacciano sul mercato per reperire capitali per poi finanziarsi la propria crescita sia organica che inorganica, soprattutto le M&A, e quindi si riescono sia a spuntare prezzi migliori, in quanto diciamo gli imprenditori non vendono ma raccolgono nuovi capitali che appunto gli serviranno per finanziare la crescita, quindi sono anche disposti a valutazioni più interessanti. Io ritengo che la maggior parte dei nostri investimenti avverranno in questa fase. Il nostro obiettivo è focalizzarci sui settori ad alta crescita, quindi parliamo da tutto ciò che è la green transition. Noi siamo fortissimi nel settore, ad esempio, della meccanica, settore chimico, settore legato ad alcuna parte dell'elettrificazione e non solo nei settori tradizionali. Questo strumento, che è un fondo chiuso, è lo strumento perfetto in quanto tu puoi investire con un'ottica di medio-lungo termine senza dover avere a che fare con eventuali riscatti. Dopo i 7 anni di vita del fondo, noi ci aspettiamo che queste aziende, che erano piccole aziende, micro aziende, quando abbiamo investito
all'inizio, quindi in fase di IPO, comunque quando nasce il fondo, abbiano utilizzato bene i capitali che hanno raccolto, che abbiano fatto l'M&A fatto bene e da piccole imprese sono diventate almeno medie imprese, di cui la maggior parte magari dal mercato AIM si è passato al mercato principale. Conosco un sacco di imprenditori che sono pronti a quotarsi, a prendere quote di mercato, che esportano, quindi hanno una visione molto positiva. E io voglio, attraverso la struttura di Algebris, con il nostro capitale e con il vostro capitale, dare il nostro contributo a questa trasformazione.